Bene, poracci, abbiamo riso, abbiamo scherzato e abbiamo pure cubato. Torna ora però solo risposte sbagliate. Dove eravamo rimasti? Ah sì, Joy è stato il più rapido di tutti a sbagliare il verbo essere, mentre la risposta più bella è un pari merito. Due commenti arrivati praticamente in contemporanea. Abbiamo Smascia e Orso di Daniele e Alessandro con Metal Bear Solid. Che qualità! Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Fight with your fists. Enter your name in its maker. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza neanche un giorno di pausa. La puntata di oggi sarà ricchissima, abbiamo un sacco di cose da recuperare. Parleremo sia del mega spoiler della trama di Breath of the Wild 2, che arriva tra l'altro direttamente dall'Italia, sia dei nuovi rumor riguardanti la Zelda Collection comprendente Wind Waker e Twilight Princess. Poi parleremo degli oscuri segreti di Nintendo, rivelati da Reggie in persona, ma anche dell'ennesimo reboot di un progetto attesissimo. Non vi basta? Fate così, passate questa sera alle 22 sul sito Viola, dove in live continueremo a discutere delle notizie del giorno. Ma prima ancora, mi raccomando, mettetevi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social. Bene, ho detto tutto. Trovate tutti i link in descrizione. Non ho detto tutto. Bene, ho detto tutto. Iniziamo! Prima di tutto però partiamo con qualche notizia al volo. Vi ricorderete sicuramente di Baldo, quel gioco che per me ha rappresentato una delle più grandi delusioni del 2021. Beh, il clone di Zelda targato NAPS Team torna a far parlare di sé. Infatti, dopo l'uscita del DLC gratuito, sono stati ora aperti i pre-order per l'edizione fisica di Baldo e per la sua Limited. Sarà possibile acquistare il titolo tramite il sito di Pixelove, portale conosciuto per tirare fuori delle edizioni niente male, e la Limited di Baldo non è da meno. 1500 copie per la versione Switch, 1000 per quella PS4, per una collector's ricca di contenuti, ma soprattutto venduta a un prezzo abbastanza poraccio. Per ora è infatti scontata di 10 € per un totale di 69,90. Oh, io sono tentatissimo, anche perché mi sembra di capire che a forza di patch la situazione sia migliorata parecchio. Che dite? Facciamo la follia? Visto che questo è diventato al 100% un canale solo su Steam Deck e rinnego le mie origini da Nintendaro, non posso non citare il fatto che sia stato rilasciato un'ora di footage inedito di Ravenholm, uno spin-off di Half-Life mai pubblicato e sviluppato da Arkane Studios. O Arcane, se siete di Roma. Un vero peccato che questo esperimento non abbia mai visto la luce, perché negli immersive sim del team c'è sempre stata una forte ispirazione più o meno palese verso Half-Life. Il mini documentario dura circa un'ora ed è accompagnato dal commento di uno sviluppatore che fornisce contesto su quello che viene mostrato. Un pezzo di storia molto interessante. In questi giorni di assenza del TG Poro si è scatenato un bel putiferio sul fronte acquisizioni. Tra passaggi improvvisi e continui rumor su potenziali vendite e acquirenti, siamo chiaramente entrati nell'era del fantamercato videoludico. Avrete sicuramente sentito la notizia che Embracer Group ha comprato sostanzialmente tutta la divisione occidentale di Square Enix, portando sotto il suo diretto controllo Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix Montreal, e con questi, per soli 300 milioni di dollari, arrivano anche IP massicce come quella di Tomb Raider, Deus Ex, Thief e Legacy of Kain. E sapete che vi dico? Ben venga che questi nomi vengano allontanati da Square Enix, un publisher che ha dimostrato negli ultimi anni di non riuscire a gestire studi e franchise che meriterebbero molta più attenzione. Visto che l'azienda ormai sembra aver perso completamente fiducia verso un modello di gaming classico, e a quanto pare Square ha perso 200 milioni di dollari con gli ultimi due titoli Marvel, speriamo che il gigantesco Embracer Group riesca a far fruttare questa acquisizione, dando spazio a nomi che meriterebbero molto di più. Più libertà creativa ai team e maggiore respiro ai brand storici. Ci crediamo in questo piccolo miracolo?
Ma passiamo alle notizie del giorno, o meglio della settimana, visto che c'è tantissimo da recuperare. E partiamo con gli spoiler, tutti italiani, della trama di Breath of the Wild 2. Si tratta di piccoli dettagli, ma se non volete rovinarvi nessun tipo di informazione, beh, qua sotto trovate i timestamp per saltare direttamente alla prossima notizia. Io vi ho avvertito. In un modo molto simile a quello che era accaduto per l'era della calamità, dove alcuni doppiatori spagnoli avevano anticipato inconsapevolmente l'esistenza del titolo prima del reveal ufficiale, anche Breath of the Wild 2 ha ricevuto un interessante spoiler da un doppiatore, questa volta però italiano. Il merito è dei ragazzi di Lega Hyrule, che sono riusciti a strappare una rapida intervista a Pietro Ubaldi, voce inconfondibile del panorama videoludico e televisivo italiano, che in passato ha doppiato Daruk, il campione dei Goron apparso in Breath of the Wild. Recuperatevi assolutamente il video di Lega Hyrule perché è ricco di considerazioni interessanti, trovate il link in descrizione. Io intanto vi dico che Ubaldi ha confermato non solo di aver doppiato Daruk, cosa che stona un po' con il finale del primo Breath of the Wild, ma che inoltre ha dato anche la voce a un suo nato, di cui non ricorda il nome. C'è già chi ha iniziato a speculare possa trattarsi del pilota originale del Colosso Sacro che prese parte alla battaglia contro Ganon. Da qui l'idea che proprio come in Ocarina of Time, anche Breath of the Wild 2 potrebbe ricorrere all'espediente del time travel. In fondo già dal trailer c'erano elementi che rimandavano a un'alterazione del flusso temporale. Insomma, Ubaldi ha dato un indizio fondamentale anche se un po' confuso e questo permette di ricamarci sopra all'infinito. Vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate. Mi raccomando, andate anche sotto al video di Lega Hyrule perché grazie a loro, per una volta, l'Italia è riuscita a stare al centro delle notizie videoludiche a tema Nintendo. Ma le notizie a tema Zelda non finiscono qui, perché direttamente dalle Americhe il leaker per eccellenza, il buon Jeff Grubb, ha riaperto le speranze di tutti i fan che sperano ormai da diversi anni di vedere arrivare su Switch Wind Waker e Twilight Princess. I recenti stravolgimenti nella lineup di Nintendo hanno fatto interrogare un po' tutti quanti su quello che verrà proposto dall'azienda di Kyoto nei mesi di ottobre e dicembre, che per ora rimangono abbastanza scoperti. Grubb, molto convinto delle sue parole, durante uno dei suoi soliti podcast ha dato credito a uno degli scenari più ottimisti, che allo stesso tempo è anche uno dei più probabili secondo l'opinione comune. Vi riporto le sue parole. Nintendo vuole un qualcosa a tema Zelda ogni anno, hanno in cantiere la collection di Wind Waker e Twilight Princess da diverso tempo, non avrebbe senso non farlo uscire quest'anno e se per qualche motivo quest'anno saltano la pubblicazione a tema Zelda, beh, sarebbe un qualcosa che non mi aspetto per niente. Credo fermamente che la collection uscirà a ottobre, Metroid Prime a novembre e probabilmente Advance Wars 1 e 2 a dicembre. Allora Poracci, da una parte il suo discorso fila e ha perfettamente senso, sono il primo a ripetere che da quando Breath of the Wild 2 è stato posticipato si è creata la finestra temporale perfetta per ripescare dal cilindro Twilight Princess Wind Waker, però non so, come prospettiva mi sembra troppo bella per essere vera, considerando anche Pokémon sarebbero 3 mesi di fuoco e forse troppo affollati per un solo publisher. Non trovate? È anche vero che i primi mesi del 2023 si apriranno con Zelda, probabilmente Bayonetta, Mario Rabbids e chissà quant'altro. Dai, fatemi sapere la vostra. Sapete quanto io sia appassionato di storia del videogioco e tra i video di cui vado più fiero in assoluto, di cui sono veramente orgoglioso, che ho pubblicato qua sul canale, ci sono di sicuro gli approfondimenti dove cerco di ricostruire pezzi importanti della storia videoludica. E a tal proposito è appena uscito un libro, l'autobiografia di Reggie, l'ex presidente di Nintendo of America, che fornisce tanti interessanti dettagli su quello che accadeva nei retroscena di Nintendo in quegli anni. Disrupting the Game è acquistabile in Italia su Amazon, ma il libro per ora è solo in inglese. Penso comunque di acquistarlo perché i primi dettagli condivisi da chi ha già avuto la possibilità di leggerlo in anteprima sono sensazionali. Nel libro si parla di argomenti pazzeschi come le lotte interne tra America e Giappone avvenute a causa della produzione del Game Boy Micro, revisione che Reggie non avrebbe mai voluto vendere in Occidente, o anche di come Phil Saime si sia imposto duramente contro la visione di Iwata e Miyamoto che non volevano mettere in bundle Wii Sports con la Wii. Per loro era fuori dallo stile Nintendo quello di svendere e regalare giochi in questo modo. C'è anche poi una corposa digressione sul caso Mother 3 e sul perché non sia mai arrivato in Occidente, uno dei più grandi misteri Nintendo di sempre.
e anche tutta la storia dietro all'incerto lancio del 3DS e di come Reggie abbia tentato prima in tutti i modi di partire da subito con un prezzo più basso e poi in seguito di come sia nata l'idea di premiare gli early adopter tramite il programma Ambasciatori. E ovviamente non poteva non mancare un ricordo del compianto Iwata e dei suoi insegnamenti. Io poracci credo proprio che questo libro lo prenderò, poi magari ve ne parlerò in modo più approfondito qua sul canale. Ci sono troppe chicche interessanti che meritano di essere scoperte. Se la lingua inglese non vi spaventa, vi lascio il link affiliato in descrizione. E per chiudere, una notizia non Nintendo, anche se nello svolgimento ricorda molto da vicino e in modo preoccupante il triste destino di Metroid Prime 4. Tranquilli, non ci sono novità riguardanti il prossimo episodio gestito da Retro Studios. Niente rumor, leak e annunci di lavoro. Niente di niente. Un aggiornamento importante è però arrivato per il remake di Prince of Persia, Le Sabbie del Tempo. E meno male, il titolo è stato rimandato già parecchie volte dal suo primo annuncio a settembre 2020. Lo stato in cui si presentava era tutt'altro che entusiasmante e metteva in luce tutta l'inesperienza del team che se ne stava occupando. Una squadra composta da due studi indiani interni a Ubisoft. Il publisher fortunatamente ha annunciato che il progetto è stato strappato dalle loro mani e affidato a Ubisoft Montreal, lo studio responsabile della prima indimenticabile versione del gioco. Perché parliamoci chiaro, Le Sabbie del Tempo è un dannato capolavoro e ancora oggi, a differenza di molti action adventure dell'epoca, è un titolo attuale e coinvolgente, un nome che per me è tra i migliori della sua generazione e se proprio bisogna farne un remake, porca miseria, affidatelo a chi ha uno storico importante alle spalle, non ai primi arrivati. Ma proprio come Metroid Prime 4, questo significa che prima di vedere il remake di Prince of Persia passerà ancora un bel po' di tempo. Chissà quanto, ma dai, non c'è fretta. Possiamo aspettare, l'importante è che venga confezionato un prodotto degno del nome che porta. E questo però era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Sono in ritardo? Sì, sono in ritardo, vado di fretta. Non mi resta che darvi appuntamento a questa sera per continuare a discutere insieme, in live, sul sito Viola a partire dalle 22, oppure a domani con un nuovo video. Mi raccomando, voi fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poru Baldi, Michele Aimè, con la partecipazione straordinaria degli elicotteri, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Bene, ho detto tutto, ci sono gli elicotteri, qui a Roma c'è sempre un clima molto rilassato quando ci sono le partite. Gli elicotteri, gli elicotteri, gli elicotteri, gli elicotteri, gli elicotteri.